Alla baia. Capitolo 8. Il sole splendeva ancora alto sul giardino, quando la porta sul retro di casa Burnell si chiuse con uno schianto e una figura gioiosa si avviò lungo il vialetto che portava al cancello. Era Alice, la domestica, tutta ghindata per il suo pomeriggio libero. Indossava un vestito di cotone bianco con pois rossi talmente grandi e fitti da far venire i brividi, un paio di scarpe bianche e un cappello di paglia, ornato di papaveri con la falda girata in su. Naturalmente portava anche dei guanti bianchi, macchiati di ruggine accanto ai ganci, e in mano teneva un parasole dall'aria decisamente consunta che lei chiamava il mio parasciole. Beryl, seduta alla finestra ad asciugarsi i capelli appena lavati, vedendola passare, pensò che non aveva mai conosciuto un tipo come lei. Se Alice si fosse annerita al volto con un pezzo di sughero prima di uscire, il quadro sarebbe stato perfetto. Dove andava una ragazza del genere in un posto come quello? Il ventaglio dell'effigie a forma di cuore agitava sdegnoso la bella chioma luminosa di Beryl. Immaginò che Alice avesse abbordato uno di quegli orribili bulli e che stessero andando ad appartarsi nel bush. Peccato che l'abbigliamento di Alice fosse così vistoso. Avrebbero fatto una gran fatica a nascondersi. Invece no. Beryl era ingiusta. Alice stava andando a prendere il tè da Mrs. Stubbs, che le aveva mandato un invito tramite il garzone. Mrs. Stubbs era sempre piaciuta ad Alice, fin dalla prima volta che era entrata nel suo negozio per comprare un rimedio contro le zanzare. «Tesoro!» aveva esclamato Mrs. Stubbs battendosi una mano sui fianchi. «Non ho mai visto nessuno con tanti morsi. Per caso ti hanno assalito i cannibali?» Alice avrebbe preferito che ci fosse un po' di gente per strada. Era strano non avere qualcuno dietro. La faceva sentire insicura. Non poteva credere che nessuno la stesse osservando, eppure era sciocco voltarsi. Si sarebbe tradita. Tirò sui guanti. Si mise a canticchiare a bocca chiusa e rivolgendosi all'eucalipto in lontananza disse «Non manca molto!» Ma non le fu di grande compagnia. Il negozio di Mrs. Stubbs era in cima a una collinetta poco lontana dalla strada. Aveva due grandi finestre per occhi e un'ampia veranda per cappello. L'insegna sul tetto, dove era scarabocchiata la scritta «Mrs. Stubbs», sembrava un cartellino attaccato alla fascia del cappello, cui conferiva un tocco disinvolto. Sulla veranda c'era una lunga fila di costumi addossati gli uni agli altri, come se fossero vittime di un naufragio, appena salvate dalle acque, piuttosto che merci in attesa di essere portata dentro. Accanto c'era un grappolo di sandali mischiati a tal punto che per ricomporne un paio era necessario dividerne almeno 50 separandoli con forza. E anche così facendo, era ben difficile riuscire a trovare la compagna della scarpa scelta. Tanta gente aveva perso la pazienza e se n'era andata con un sandalo della misura giusta e l'altra di un numero più grande. Mrs. Stubbs si vantava di avere un po' di tutto. I vani delle due vetrine erano occupati da precarie piramidi di oggetti così fitte e alte che soltanto un incantesimo sembrava impedire loro di crollare. Nell'angolo sinistro di una vetrina, incollato al vetro da quattro caramelle di gelatina, era affisso da tempo immemorabile un cartello «Smarrita bella e lussuosa spilla in oro massiccio sulla spiaggia o nelle vicinanze. Offresi ricompensa». Alice spinse la porta. Il campanello tintinnò stonato, le tende di serge rossa si aprirono e apparve Mrs. Stubbs. Con il suo ampio sorriso e il lungo coltello da carne in mano, ricordava un simpatico brigante. Alice fu accolta con tanto calore che le riuscì difficile mantenere un contegno, il che consisteva nell'emettere ripetuti colpetti di tosse, schiarirsi la voce, tirare sui guanti, aggiustarsi la gonna e mostrare una bizzarra difficoltà nel vedere ciò che le veniva posto davanti o nel capire ciò che le veniva detto. Il tè venne servito sul tavolo del salottino. Prosciutto, sardine, un intero panetto di burro e una focaccia di grano turco così grossa da sembrare la pubblicità di una marca di lievito. Il fornello Primus ruggiva talmente forte che era inutile tentare di parlare al di sopra di quel rumore. Mentre Alice si accomodava sul bordo di una sedia di vimini, Mrs. Stubbs alzò ancora un po' il fornello. Poi, all'improvviso,
Sollevò il cuscino di una sedia e scoprì un grosso pacchetto di carta marrone. Mi sono appena fatta fare delle foto nuove, mia cara, gridò allegramente. Dimmi che ne pensi. Con un gesto assai delicato e raffinato, Alice si inumidì il dito e voltò la carta velina che ricopriva la prima foto. Accidenti, ce n'erano un sacco e una sporta, almeno 3 dozzine. Alice le sollevò verso la luce. Mrs. Stubbs sedeva su una poltrona, poggiata tutta da un lato. Il suo largo viso mostrava un'espressione di tranquillo stupore, e ha ragione, dal momento che, benché la poltrona si trovasse su un tappeto, alla sua sinistra scrosciava una cascata impetuosa che ne sfiorava miracolosamente il bordo. Sulla destra c'era, invece, una colonna greca con una felce gigante su entrambi i lati, mentre sullo sfondo svettava una montagna smunta, pallida di neve. Bello stile, vero? Gridò Mrs. Stubbs. Non appena Alice ebbe urlato in risposta: Delizioso! Il ruggito del fornello Primus si affievolì e quindi cessò. Ma quando, subito dopo, la ragazza aggiunse: Carino! La sua voce riecheggiò in uno spaventoso silenzio. Avvicina la sedia, mia cara, la invitò Mrs. Stubbs versandole il tè. Sì, aggiunse pensierosa mentre le porgeva la tazza. E non mi importa delle dimensioni, perché tanto ho deciso di fare dei grandimenti che vanno bene come bigliettini di Natale. A me non mi sono mai piaciute le foto piccole, non ti danno soddisfazione. A dire la verità, secondo me, sono proprio scoraggianti. Alice capiva cosa intendesse dire. Grandi, proseguì Mrs. Stubbs, voglio le cose grandi. Così diceva sempre mio povero, caro marito. Lui non le sopportava le cose piccole, gli facevano venire la pelle d'oca. E, anche se può sembrare strano, mia cara, a questo punto la sua voce si fece stridula e lei parve dilatarsi sotto l'effetto dei ricordi. Alla fine è stato un edema a portarmelo via. A volte gli levavano quasi 1 litro all'ospedale, sembrava un castigo di Dio. Alice fremeva per la curiosità di sapere che cosa esattamente gli levassero. Immagino fosse acqua, tentò. Ma Mrs. Stubbs fissò Alice in modo eloquente e rispose: Era liquido, mia cara. Liquido. Alice balzò via da quella parola come un gatto e poi tornò indietro fiutando circospetto. Questo è lui, esclamò Mrs. Stubbs, indicando con gesto teatrale la testa e le spalle a grandezza naturale di un uomo corpulento che portava infilata all'occhiello della giacca una rosa bianca morta, simile a un grumo di grasso freddo e rappreso. Sotto, in lettere argentate, su cartoncino rosso, spiccavano le parole: Non avere paura, sono me. Ma che bel viso, disse Alice con un fil di voce. Il fiocco azzurro pallido in cima alla chioma bionda e crespa di Mrs. Stubbs venne scosso da un fremito. La donna inarcò il collo grassottello. Che collo! Era di un rosa vivo all'attaccatura, ma più in alto diventava un caldo color albicocca e quindi assumeva le sfumature di un uovo scuro per passare infine a un crema intenso. Eppure, mia cara, è meglio la libertà. Fu il sorprendente commento di Mrs. Stubbs. Fece una risatina sommessa e corposa come le fusa di un gatto. È meglio la libertà, ripeté. Libertà. Alice si lasciò sfuggire un risolino sonoro e sciocco. Si sentiva a disagio. La sua mente volò alla cucina in cui lavorava. Che strano, non vedeva l'ora di tornarvi. Capitolo 9. Una bizzarra combriccola si era radunata nella lavanderia dei Burnell dopo l'ora del tè. Attorno al tavolo sedevano un toro, un gallo, un asino che si scordava sempre di essere un asino, una pecora e un'ape. La lavanderia era il luogo perfetto per quell'incontro, perché potevano fare tutto il rumore che volevano senza essere interrotti. Era un piccolo capanno di lamiera lontano dal bungalow. Una profonda tinozza era appoggiata contro la parete e in un angolo c'era una caldaia di rame con sopra un cestino pieno di mollette per i panni. Sul davanzale impolverato della piccola finestra, ricoperta di ragnatele, erano posati
un mozzicone di candela e una trappola per topi. In alto si incrociavano le corde del bucato e appeso a un chiodo sulla parete c'era un ferro di cavallo arrugginito molto grande, per non dire enorme. Il tavolo si trovava al centro e aveva una panca su entrambi i lati. Non puoi fare l'ape, Kezia. L'ape non è un animale, è un ninsetto. Oh, ma io voglio tanto fare l'ape, ribatté Kezia con voce lamentosa. Una piccola ape con il pelo giallo e le zampe a righe. Raccolse le gambe sotto di sé e si sporse sopra il tavolo. Si sentiva un'ape. Un ninsetto è per forza un animale, aggiunse risoluta. Fa un verso, non è come un pesce. Io faccio il toro, io faccio il toro, gridò Pip ed emise un muggito così tremendo. Ma come faceva? Che lotti, assunse un'espressione allarmata. Io faccio la pecora, annunciò il piccolo Rex. Stamattina è passato un gregge intero. Come fai a saperlo? Papà l'ha sentito. Beh, sembrava il belato di un agnellino rimasto indietro che aspetta di essere preso in braccio. Chicchirichì! Strillò Isabel. Le guance rosse e gli occhi luminosi la facevano assomigliare davvero a un gallo. E io cosa faccio? Domandò Lotti al gruppo, sorridendo e aspettando che gli altri decidessero per lei. Doveva essere un animale facile. Fai l'asino, Lotti, suggerì Kezia. Io! Questo non te lo puoi dimenticare. Io! Ripeté Lotti in tono solenne. Quando lo devo dire? Te lo spiego io, te lo spiego io, rispose il toro che aveva le carte in mano. Le sventolò sopra la testa e aggiunse: State tutti zitti, ascoltatemi. Aspettò che facessero silenzio e poi, girando una carta, disse: Allora, Lotti, questa carta ha due semi, vedi? Se la metti giù e qualcun altro ha una carta con due semi, devi dire io, e la carta sarà tua. Mia? Chiese Lotti con gli occhi sgranati. Me la posso tenere? No, stupida, è per gioco, capito? Solo finché giochiamo. Il toro era molto arrabbiato con lei. Oh, Lotti, sei proprio stupida, disse il fiero gallo. Lotti li guardò entrambi, poi chinò il capo e le labbra cominciarono a tremarle. Non gioco più, sussurrò. Gli altri si scambiarono occhiate cospiratrici. Sapevano bene cosa significava. Se ne sarebbe andata e l'avrebbero trovata da qualche parte con il grembiule tirato sopra la testa, in un angolo o contro un muro o persino dietro una sedia. Sì che giochi ancora, Lotti, è molto facile, disse Kezia. Isabel, pentita, assunse il tono incoraggiante di un adulto e le disse: Guarda come faccio io, Lotti, e vedrai che imparerai in fretta. Forza, Lot, intervenne Pip. Sai cosa facciamo? Ti do la prima carta. Veramente sarebbe mia, ma la do a te, tieni, aggiunse gettandogliela davanti. Lotti si rianimò a quel gesto, ma ora doveva affrontare un'altra difficoltà. Non ho il fazzoletto, annunciò, e ne ho tanto bisogno. Tieni, Lotti, puoi usare il mio. Rex infilò una mano nella sua casacca da marinaio e ne estrasse un fazzoletto tutto appallottolato e fradicio. Stai molto attenta, l'avvertì, usa solo quell'angolo e non disfarlo. Dentro c'è una piccola stella di mare che vorrei addomesticare. Dai, ragazze, intervenne il toro, e mi raccomando, non guardate le carte. Dovete tenere le mani sotto il tavolo finché non dico via. Le carte vennero energicamente distribuite attorno al tavolo. Gli altri cercavano in tutti i modi di sbirciare, ma Pippa era troppo veloce. Era molto eccitante stare tutti lì nella lavanderia e dovettero fare uno sforzo enorme per trattenersi dal gridare in coro i versi dei loro animali prima che Pip avesse finito di dare le carte. Ora, Lotti, tocca a te. Timidamente, Lotti allungò una mano, prese la prima carta del suo mazzetto, la guardò ben bene. Era chiaro che stava contando i semi e quindi la mise giù. Ascolta, Lotti, non si fa così. Non devi guardarla prima, devi soltanto girarla. Ma così gli altri la vedranno quando la vedo anch'io, protestò Lotti. Il gioco continuava. Muu! Il toro era terribile. Montava sul tavolo e sembrava mangiarsi le carte. Bzz, bzz, faceva l'ape. Chicchirichì! Isabel, nell'esaltazione del gioco, si alzò e cominciò ad agitare i gomiti come se fossero ali. Beh!
Il piccolo Rex mise giù il re di quadri e Lotti voltò quello che loro chiamavano il re di Spagna. Aveva quasi finito le carte. Perché non fai il tuo verso, Lotti? Ho dimenticato cosa sono, rispose l'asino con aria triste. Beh, allora cambia, fai il cane, bau, bau. Oh, sì, è molto più facile, rispose Lotti tornando a sorridere. Ma quando sia lei sia Kezia girarono un asso, quest'ultima aspettò di proposito. Gli altri facevano dei segni a Lotti, indicando le carte. Lotti si fece tutta rossa. Assunse un'espressione disorientata e alla fine disse: Io, Kezia! Aspettate un momento. Erano nel bel mezzo della partita quando il toro fermò il gioco sollevando una mano. Cos'è? Che cos'è questo rumore? Quale rumore? Cosa vuoi dire? Domandò il gallo. Zitti! Ascoltate! Si fecero immobili come statue. Mi è sembrato di sentire un rumore, come se bussassero, spiegò il toro. Com'era? Indagò timida la pecora. Nessuna risposta. L'ape rabbrividì. Ma perché abbiamo chiuso la porta? Disse con un filo di voce. Perché? Perché mai avevano chiuso la porta? La sera era calata mentre giocavano. Lo splendido tramonto era divampato e si era spento, e ora le rapide tenebre avanzavano a grandi passi sul mare, sulle colline sabbiose e sul prato di casa. Faceva paura volgere lo sguardo verso gli angoli della lavanderia, eppure bisognava farlo, raccogliendo tutte le proprie forze. Lontano, da qualche parte, la nonna stava accendendo una lampada. Le veneziane venivano abbassate e il fuoco della cucina saltellava sui barattoli poggiati sulla mensola del caminetto. Sarebbe terribile adesso, disse il toro, se un ragno cadesse sul tavolo dal soffitto, non è vero? I ragni non cadono dal soffitto. Sì, invece, la nostra mamma ci ha raccontato che una volta ha visto un ragno grande quanto un piattino, con peli lunghi come quelli dell'uva spina. Prontamente, tutte le testoline si voltarono verso il soffitto. I loro corpicini si avvicinarono e si strinsero l'uno all'altro. Perché qualcuno non viene a cercarci? Gridò il gallo. Oh, questi adulti che ridevano seduti belli comodi alla luce di una lampada mentre bevevano il tè. Si erano dimenticati di loro. Anzi, no, non li avevano dimenticati davvero. Ecco cosa significava quel sorriso. Avevano deciso di lasciarli là da soli. All'improvviso, Lotti lanciò un urlo così penetrante che tutti saltarono come molle e si misero a loro volta a gridare. Una faccia! C'è una faccia che ci sta guardando! Una faccia! Strillò Lotti. Era vero. Era proprio così. Un volto pallido, con gli occhi scuri e la barba nera, era premuto contro la finestra. Nonna! Mamma! Qualcuno ci aiuti! Ma non erano ancora riusciti a raggiungere la porta, inciampando l'uno nell'altro, che questa si aprì ed entrò lo zio Jonathan. Era venuto a portare a casa i bambini. Capitolo 10. Avrebbe voluto arrivare prima, ma nel giardino davanti alla casa aveva incontrato Linda, che camminava su e giù, fermandosi di tanto in tanto a raccogliere un garofano morto o a mettere un sostegno a un garofanino che si era piegato, o ancora riempirsi i polmoni di un qualche profumo per poi proseguire la passeggiata con la sua aria vaga, lontana. Sopra l'abito bianco indossava uno scialle giallo dalle frange rosa comprato nel negozio del cinese. Buonasera, Jonathan, l'aveva salutato Linda. Jonathan si era tolto il frusto cappello di paglia, se l'era appoggiato sul petto e si era inginocchiato a baciarle la mano. Salve, mia bella signora, salve, celestiale bocciolo di pesco. Risuonò dolcemente la sua voce da basso. Dove si trovano le altre nobildonne? Beryl è andata a giocare a bridge e la mamma sta facendo il bagno al bambino. Sei venuto a chiederci qualcosa in prestito? Ai Trout succedeva spesso di rimanere senza qualche provvista e così correvano all'ultimo momento dai Burnell a farsela prestare. Ma Jonathan si limitò a rispondere: un po' d'amore, un po' di gentilezza, e prese a camminare al fianco di sua cognata. Linda si lasciò cadere sull'amaca di Beryl, sotto la manuca, mentre Jonathan si distese sull'erba accanto a lei, strappò un lungo stelo e cominciò a mordicchiarlo. Si conoscevano bene. Dai giardini tutt'intorno provenivano grida di bambini.
Il carretto di un pescatore sobbalzava lungo la strada sabbiosa e in lontananza un cane abbaiava con un latrato attutito, come se avesse la testa chiusa in un sacco. Ascoltando con attenzione, si poteva percepire il lieve mormorio del mare in alta marea che lambiva i ciottoli. Il sole stava tramontando. «E così torni in ufficio lunedì, vero Jonathan?» domandò Linda. «Lunedì la porta della gabbia si aprirà e si richiuderà alle spalle della vittima per altri 11 mesi e una settimana», rispose Jonathan. Linda si dondolò un poco. «Deve essere terribile», disse piano. «Vuoi farmi ridere, o mia incantevole sorella? Vuoi farmi piangere?» Linda era talmente abituata al modo di parlare di Jonathan che ormai non vi prestava più attenzione. «Immagino», osservò lei esitante, «che ci si faccia l'abitudine. Si fa l'abitudine a tutto». «Davvero?» Quel era così profondo che sembrava provenire da sottoterra. «Mi domando come si faccia», riflette lui. «Io non ci sono mai riuscito». Mentre osservava Jonathan, sdraiato accanto a lei, Linda pensò di nuovo a quanto fosse attraente. Era strano sapere che era solo un semplice impiegato e che Stanley guadagnava il doppio di lui. Per quale motivo? Non aveva ambizioni, forse per questo. Eppure si avvertiva che aveva talento, qualcosa di speciale. Era animato da una grande passione per la musica. Ogni soldo che guadagnava lo spendeva in libri. Era sempre pieno di idee, progetti, piani, anche se non concretizzava mai nulla. La fiamma della novità ardeva in lui. La si poteva quasi udire crepitare lievemente, mentre spiegava, descriveva e illustrava in dettaglio la sua nuova idea. Un attimo dopo, tuttavia, quella fiamma si spegneva e restava soltanto un mucchio di cenere che lasciava Jonathan con un'espressione affamata negli occhi neri. In quei momenti esagerava la sua assurda maniera di parlare e quando cantava in chiesa, dirigeva il coro, lo faceva con un'intensità drammatica, così formidabile da riuscire a trasmettere uno splendore profano persino all'inno più mediocre. «Mi sembra una cosa da imbecilli. Un vero inferno dover andare in ufficio lunedì», osservò Jonathan. «L'ho sempre pensato e sempre lo penserò. Trascorrere i propri anni migliori seduti su uno sgabello dalle 9 alle 5 a scarabocchiare il registro contabile di qualcuno è uno strano uso della nostra, della sola e unica vita che abbiamo. Non è vero? O forse sto vaneggiando?» Si rotolò sull'erba e alzò lo sguardo verso Linda. «Dimmi, che differenza c'è tra la mia vita e quella di un qualunque carcerato? L'unica differenza è che sono io a mettermi in prigione con le mie stesse mani e che nessuno mi farà mai uscire. Questa situazione è ancora più intollerabile perché se mi avessero mandato lì dentro contro il mio volere, se mi ci avessero spinto a forza, una volta chiusa la porta alle mie spalle, nel giro di qualche anno avrei potuto anche accettare la mia condizione e iniziare a interessarmi al volo delle mosche, oppure a contare i passi del secondino lungo il corridoio, prestando attenzione alle variazioni dell'andatura o chissà cos'altro ancora. Ma in questo modo sono come un insetto che è volato dentro una stanza di sua spontanea volontà. Sbatto contro le pareti, contro le finestre, sul soffitto. Faccio in pratica qualsiasi cosa fuorché volare via. E nel frattempo, come una falena, farfalla o quello che è, penso: la vita è breve. La vita è breve, mi resta soltanto una notte o un giorno e davanti a me c'è un grande giardino pieno di pericoli che mi aspetta, inesplorato e sconosciuto. Ma se ti senti così, perché? Disse Linda prontamente. Ah! La interruppe Jonathan in tono quasi esultante. Ecco il punto. Perché? Perché veramente? Questa è l'esasperante, misteriosa domanda. Perché non volo via? Là c'è la finestra oppure la porta, o quale che sia il varco da cui sono entrato. Non è chiuso per sempre, vero? Perché non lo cerco e non me ne vado? Rispondimi, sorellina. Ma non le diede il tempo di farlo. Io sono esattamente come quell'insetto. Per qualche ragione, e qui fece una pausa, non è permesso, è vietato. È
È contro la legge degli insetti smettere di sbattere contro la finestra, di cadere e arrampicarsi sul vetro, fosse anche solo per un istante. Perché non lascio l'ufficio? Perché non cerco seriamente di capire in questo momento, per esempio, che cosa mi impedisce di andarmene? Non sono poi così vincolato. Ho due figli a cui provvedere, ma dopo tutto sono grandi ormai. Potrei prendere il mare o trovarmi un lavoro nell'entroterra, oppure... All'improvviso sorrise a Linda e con voce mutata, come se le stesse confidando un segreto, disse: Debole, debole, nessuna forza, nessuna ancora, nessun principio guida, se così vogliamo chiamarlo. Ma poi riemerse la sua voce profonda e vellutata. Vuoi ascoltare la storia? Il modo in cui si svolge? E tra loro calò il silenzio. Il sole era tramontato. In cielo, a ponente, grandi masse di nuvola rosa urtavano l'una contro l'altra. Ampi raggi di luce le attraversavano per poi allargarsi come se volessero ricoprire tutto il cielo. In alto l'azzurro sbiadiva e assumeva una pallida sfumatura dorata, mentre il paesaggio del bush, che vi si stagliava contro, luccicava scuro come metallo. A volte quei raggi di luce che appaiono in cielo si trasformano in uno spettacolo terribile. Ti ricordano che lassù si trova Geova, il Dio geloso, l'onnipotente, colui che ti osserva sempre vigile, mai stanco. Ti rammenta che quando egli verrà, tutta la terra tremerà fino a ridursi in un cimitero in rovina. Angeli freddi e luminosi ti trascineranno per ogni dove e non ci sarà tempo di spiegare ciò che sarebbe così semplice chiarire. Quella sera, invece, a Linda pareva che ci fosse qualcosa di infinitamente gioioso in quei raggi argentei. Ora il mare taceva e si limitava a respirare appena, come se volesse racchiudere in grembo tutta quella dolce e gioiosa bellezza. È tutto sbagliato, riprese la voce ombrosa di Jonathan. Questo non è lo scenario adatto, non è l'ambientazione giusta per tre sgabelli, tre scrivanie, tre calamai e una veneziana di metallo. Linda sapeva che non sarebbe mai cambiato, eppure disse: È troppo tardi, anche adesso? Sono vecchio. Sono vecchio, intonò Jonathan. Si chinò su di lei, passandosi una mano sul capo, e disse: Guarda. I capelli corvini erano spruzzati d'argento, come le piume del petto di un uccello nero. Linda ne rimase sorpresa, non immaginava che avesse i capelli grigi. Quando poi si alzò in piedi accanto a lei, sospirò e si stiracchiò. Per la prima volta non le parve risoluto, elegante e spensierato, ma lo vide invece come un uomo già segnato dagli anni. Sul prato sempre più buio, Jonathan sembrava molto alto e osservandolo Linda pensò: è come un'erbaccia. Ancora una volta Jonathan si chinò e le baciò le dita. Il cielo ricompensi la tua dolce pazienza, mia signora, mormorò. Devo partire in cerca degli eredi della mia fama e della mia fortuna. E se ne andò. Capitolo 11. La luce brillava alle finestre del bungalow. Due riquadri dorati si stendevano sui garofani e sulle calendule appuntite. La gatta Florrie uscì sulla veranda e si sedette sull'ultimo gradino in alto, con le zampe bianche l'una vicino all'altra e la coda avvolta attorno al corpo. Sembrava soddisfatta, come se avesse atteso quel momento tutto il giorno. Grazie a Dio si sta facendo tardi, disse la gatta Florrie. Grazie a Dio questa lunga giornata è finita. I suoi occhi verde prugna si aprirono. In quel momento si udirono un trambusto e lo schiocco della frusta di Kelly. La carrozza si avvicinò a tal punto che era possibile udire gli uomini di ritorno dalla città parlare tra loro ad alta voce. Poi si fermò davanti al cancello dei Burnell. Stanley era già a metà del vialetto di casa quando vide Linda. Sei tu, tesoro? Sì, Stanley. Attraversò l'aiuola e la strinse tra le braccia. Lei si sentì avvolgere da quell'abbraccio familiare, appassionato e forte. Perdonami, tesoro, perdonami.
farfugliò Stanley, posandole una mano sotto il mento e sollevando il viso di lei verso il suo. Perdonarti? Disse Linda sorridendo. Di che mai? Mio Dio, non puoi essertelo dimenticato, gridò Stanley Burnell. Non ho pensato ad altro tutto il tempo. Ho avuto una giornata d'inferno. Avevo deciso di mandarti un telegramma, ma poi ho pensato che forse non sarebbe arrivato prima di me. Mi sono torturato, Linda. Ma Stanley, insistette lei, che cosa ti dovrei perdonare? Linda. Stanley era molto offeso. Non ti sei accorta? Eppure devi essertene accorta. Che stamattina sono andato via senza salutarti? Non riesco a credere di aver fatto una cosa simile. È per via del mio carattere insopportabile, naturalmente. Ma, insomma, aggiunse sospirando e stringendola di nuovo tra le braccia, ho sofferto abbastanza per oggi. Che cos'hai in mano? Domandò Linda. Guanti nuovi? Fammi vedere. Sì, sono in pelle di daino, costavano poco, disse Stanley umilmente. Stamattina in carrozza ho notato che Belle ne indossava un paio e così, quando sono passato davanti al negozio, ho deciso di entrare e me li sono comprati. Perché sorridi? Non penserai che ho fatto male, vero? Al contrario, tesoro, disse Linda, penso che sia stata un'ottima idea. Linda si infilò uno di quei guanti grandi e pallidi e poi osservò la propria mano, girandola da una parte e dall'altra. Continuava a sorridere. Stanley avrebbe voluto dirle, mentre li compravo pensavo a te. Era vero, ma per qualche ragione non riuscì a farlo. Andiamo dentro, le disse invece. Capitolo 12. Perché ci si sente così diversi la notte? Perché è così eccitante restare svegli mentre tutti gli altri dormono? È tardi, molto tardi. Eppure, a ogni istante che passa, ti senti più sveglio. Come se lentamente, di respiro in respiro, entrassi in un mondo nuovo, meraviglioso, molto più emozionante ed eccitante di quello del giorno. E cos'è questa strana sensazione di essere un cospiratore? Leggero e furtivo, ti muovi per la stanza. Prendi qualcosa dalla toeletta e lo rimetti giù senza il minimo rumore. Ogni cosa, persino la colonna del letto a baldacchino, ti conosce, ti risponde, condivide il tuo segreto. La tua stanza non ti piace molto di giorno. Non ci pensi mai. Entri ed esci, la porta si apre e si richiude sbattendo l'armadio scricchiola. Ti siedi sul bordo del letto, cambi le scarpe. E corri fuori un'altra volta. Un'occhiata allo specchio, due forcine nei capelli, un po' di cipria sul naso ed ecco che te ne vai di nuovo. Ma ora, all'improvviso, ti è diventata cara. È una stanzetta carina e confortevole. È tua. Oh, che gioia possedere qualcosa. Mia, tutta mia. Mia per sempre? Sì. Le loro labbra si incontrarono. No, non aveva nulla a che fare con questo, ovvio. Erano tutte sciocchezze e assurdità. Eppure, suo malgrado, Beryl vide distintamente due persone in piedi al centro della stanza. Le braccia di lei erano attorno al collo di lui che la stringeva a sé. Ora lui le sussurrava: mia bellezza, mia piccola bellezza. Saltò giù dal letto. Corse alla finestra e si inginocchiò sulla panca con i gomiti poggiati sul davanzale. Ma anche quella notte incantevole, il giardino, ogni cespuglio, ogni foglia, persino lo steccato bianco e le stelle cospiravano contro di lei. La luna era così luminosa che i fiori si vedevano come fosse giorno. L'ombra dei nasturzi, dalle magnifiche foglie simili a quelle dei gigli e dai fiori ben aperti, si stendeva sulla veranda argentea. La manuka, piegata dai venti del sud, assomigliava a un uccello poggiato su una zampa che allungava un'ala in fuori. Ma quando Beryl si soffermò a osservare il bush, le parve che fosse triste. Siamo alberi silenziosi che la notte stendono verso l'alto i propri rami per domandare ai supplichevoli qualcosa che nemmeno noi sappiamo. Disse il Bush, afflitto. È vero che quando si è soli e si pensa alla vita ci si intristisce sempre. L'eccitazione e tutto il resto improvvisamente ti abbandonano ed è come se, nel silenzio, qualcuno ti chiamasse
E tu udissi il tuo nome per la prima volta. Beryl? Sì, sono qui, sono Beryl. Chi mi vuole? Beryl? Sto arrivando. Che malinconia vivere soli. Naturalmente c'è la famiglia, ci sono gli amici, montagne di amici, ma non è questo che intende. Lei desidera qualcuno in grado di trovare la Beryl che nessuno di loro conosce. Qualcuno che si aspetterà da lei di essere sempre quella Beryl. Lei desidera un amante. Portami via da tutte queste persone, amore mio. Andiamo via, lontano. Viviamo la nostra vita, tutta nuova, tutta nostra, fin dall'inizio. Accendiamo il fuoco, sediamoci insieme a mangiare, parliamo per ore e ore, la notte. E il suo pensiero era quasi: salvami, amore mio, salvami. Oh, avanti, non fare la puritana, mia cara. Divertiti finché sei giovane. Questo è il mio consiglio. E un risolino acuto e sciocco andò a unirsi al nitrito sonoro indifferente di Mrs. Gamber. Vedi, è così tremendamente difficile quando non hai nessuno. Sei alla mercé degli eventi. Non puoi permetterti di essere scortese e hai sempre il terrore di apparire inesperta e antiquata come quelle sciocchine della baia. E poi è affascinante sapere di avere un potere sugli altri. Sì. È proprio affascinante. Ma perché? Perché lui non si sbriga ad arrivare? Se continuassi a vivere qui, pensò Beryl, potrebbe accadermi qualsiasi cosa. E come fai a sapere che arriverà? La stuzzicò una vocina dentro di lei. Beryl la ignorò. Non potevano tagliarla fuori. Altre forse, ma non lei. Era impossibile pensare che Beryl Fairfield non si sarebbe sposata, adorabile e affascinante com'era. Ricordi Beryl Fairfield? Ricordarmela, come se fosse possibile dimenticarla. L'ho vista un'estate alla baia, era in spiaggia, indossava un abito di mussolina azzurra, anzi rosa, e teneva in mano un cappello di paglia color crema, anzi nero. Ma sono passati tanti anni. È più bella che mai, anche di più se possibile. Beryl sorrise, si mordicchiò un labbro e volse lo sguardo verso il giardino. Fu allora che vide qualcuno, un uomo, allontanarsi dalla strada e costeggiare il prato accanto alla loro staccionata, come se stesse andando dritto verso di lei. Il cuore prese a batterle forte. Chi era? Chi mai poteva essere? Non poteva trattarsi di un ladro, certamente no, dato che fumava e passeggiava disinvolto. Il cuore le balzò in gola, sembrò capovolgersi e poi fermarsi. Lo riconobbe. «Buonasera, Miss Beryl», la salutò dolcemente la voce dell'uomo. «Buonasera. Vuole venire a fare una passeggiata?» le propose strascicando le parole. «Fare una passeggiata a quell'ora di notte? Non posso, sono tutti a letto, stanno dormendo». «Oh», disse la voce lieve, e un soffio di fumo dolce la raggiunse. Che importanza hanno gli altri? Venga, è una notte così bella, non c'è in giro un'anima. Beryl scosse il capo, ma già qualcosa le si agitava dentro e iniziava a risvegliarsi. Spaventata? Le domandò la voce. Poi, in tono canzonatorio, aggiunse: Povera piccola. Niente affatto, ribatté lei. Mentre parlava, quella cosa debole dentro di lei sembrava di spiegarsi e diventare all'improvviso incredibilmente forte. Voleva andare. E come se quell'uomo avesse percepito la sua sensazione, in tono dolce e gentile ma risoluto, le disse: Andiamo. Beryl scavalcò la bassa finestra, attraversò la veranda e si mise a correre sul prato verso il cancello. L'uomo era lì, davanti a lei. Bene, dichiarò la voce in un sussurro. Non è spaventata, vero? Non è spaventata, aggiunse stuzzicandola. Sì che lo era. Adesso che si trovava lì era terrorizzata e tutto le sembrava diverso. La luna la fissava scintillante, ma le ombre erano come sbarre di ferro. La prese per mano. Niente affatto, disse con un filo di voce. Perché dovrei esserlo? L'uomo cominciò a tirarla lievemente e poi prese quasi a trascinarla. Beryl si ritrasse. No, non verrò oltre, dichiarò. Oh, sciocchezze! Harry Kember non le credeva.
Avanti, andiamo solo fino a quel cespuglio di fucsia, avanti! Il cespuglio di fucsia era alto e ricadeva sul cancello come uno scroscio di pioggia. Sotto c'era una piccola fossa buia. No, davvero, non voglio! Insistette Beryl. Per un momento Harry Kember non rispose. Poi le si avvicinò, si voltò verso di lei, sorrise e disse prontamente: Non fare la stupida, non fare la stupida! Il suo sorriso era qualcosa che non aveva mai visto prima. Era ubriaco. Quel sorriso lucente, cieco e terrificante le fece raggelare il sangue. Che cosa stai facendo? Come sei arrivata qui? Le domandò il giardino in tono di biasimo, mentre il cancello si apriva e Harry Kember entrava rapido come un gatto attirandola a sé, con forza. Diavoletto di ghiaccio, le disse quella voce odiosa. Ma Beryl era forte. Sgusciò via, si chinò velocemente e riuscì a liberarsi dalla stretta. Sei un vile, gli disse. E allora, in nome di Dio, perché sei venuta? Farfugliò Harry Kember. Nessuno gli rispose. Una nuvola, piccola e serena, fluttuò davanti alla luna. In quel momento di oscurità, il mare risuonò profondo e inquieto. Poi la nuvola veleggiò via e il mare cominciò a emettere un vago mormorio, come se si fosse destato da un brutto sogno. Tutto era calmo. Traduzione di Marcella Maffi. La casa delle bambole. Quando la cara vecchia Mrs. Hay tornò in città dopo essere stata in visita dai Burnell, spedì alle bambine una casa delle bambole. Era così grande che Pat e il carrettiere la portarono in cortile, dove rimase appoggiata su due casse di legno accanto al fienile. Lì sarebbe stata al sicuro. Era estate. E forse l'odore di vernice sarebbe andato via prima che giungesse il momento di portarla dentro. Perché davvero l'odore di vernice della casa delle bambole, gentile da parte di Mrs. Hay, naturalmente, molto gentile e generoso, il solo odore di vernice sarebbe bastato a far ammalare gravemente qualcuno, sosteneva zia Beryl, anche prima che venisse tolta dall'involucro di tela. E poi. Ed ecco la casa delle bambole, di un verde spinacio scuro, lucida, ravvivata qua e là da tocchi di un giallo acceso. I due camini, piccoli e solidi, incollati sul tetto, erano dipinti di rosso e bianco e la porta, di un giallo scintillante, sembrava un quadratino di toffi. Le quattro finestre, finestre vere, erano divise in riquadri da una larga striscia verde. C'era perfino un piccolo portico dipinto di giallo con grossi grumi di vernice rappresa che pendevano sul bordo. Ma era una casina perfetta, davvero perfetta. Chi avrebbe badato all'odore? Era parte della gioia, parte della novità. Che qualcuno la apra, presto! Il gancio laterale era bloccato. Pat lo forzò col suo temperino, aprendo l'intera facciata e eccoti qua, a guardare nello stesso istante in salotto, in sala da pranzo, in cucina, in due camere da letto. È così che dovrebbe aprirsi una casa. Perché tutte le case non si aprono così? Era molto più eccitante che sbirciare attraverso la fessura della porta per intravedere un misero vestibolo con un attaccapanni e due ombrellini. È quel che si desidera ardentemente sapere di una casa quando si appoggia la mano sul battacchio. Non è forse vero? Forse è così che Dio apre le case a notte fonda quando va a spasso in compagnia di un angelo. Oh! Esclamarono le bambine Burnell quasi in preda alla disperazione. Era troppo bella, troppo per loro. Non avevano mai visto niente di simile. Tutte le stanze erano tappezzate. C'erano quadri alle pareti, dipinti su carta con vere cornici dorate. Tappeti rossi ricoprivano il pavimento di tutte le stanze, fuorché la cucina. Sedie di velluto rosso in salotto, verdi in sala da pranzo, tavoli, letti con vere coperte. Una culla, la stufa coi fornelli, una credenza con tanto di piattini e una grossa brocca. Ma quello che a Kezia piaceva più di tutto, che le piaceva tremendamente, era la lampada. Poggiava sul tavolo della sala da pranzo una piccola lampada in ambra, di squisita fattura, con un globo bianco.
Era persino piena, pronta per essere accesa, salvo che ovviamente non si poteva accenderla, ma conteneva qualcosa di simile all'olio che si muoveva quando la si agitava. La bambola papà e la bambola mamma, stese rigidamente in salotto come fossero svenute, e i due bambini addormentati al piano di sopra erano davvero troppo grandi per la casa delle bambole, non sembravano appartenerle. Ma la lampada era perfetta. Pareva sorridere a Kezia dicendole: "Io abito qui". La lampada era vera. L'indomani le piccole Burnell non vedevano l'ora di arrivare a scuola. Ardevano dalla voglia di raccontarlo a tutti, di descrivere, di, beh, vantarsi della loro casa delle bambole prima che suonasse la campanella. "Lo dico io", disse Isabel, "perché sono la più grande. Voi due potrete intervenire dopo, ma lo dico io per prima". Non c'era nulla da replicare. Isabel era prepotente, ma aveva sempre ragione. Lottie e Kezia conoscevano fin troppo bene il potere che derivava dall'essere la figlia maggiore. Sfiorarono i fitti ranuncoli sul ciglio della strada e non dissero nulla. "E sarò io a scegliere chi verrà a vederla per prima. La mamma mi ha detto che posso". Era stato infatti stabilito che mentre la casa delle bambole rimaneva in cortile, avevano il permesso di invitare le compagne di scuola, due alla volta, per vederla. Non potevano fermarsi per il tè, ovviamente, né tantomeno girovagare per casa. Se ne sarebbero state tranquille in cortile mentre Isabel enumerava le bellezze della casetta e Lottie e Kezia osservavano soddisfatte. Nonostante la corsa, però, raggiunsero il campo giochi dei maschi quando la campanella aveva cominciato a trillare a più non posso. Ebbero appena il tempo di levarsi in fretta il cappellino e mettersi in fila prima dell'appello. Ma non importava. Isabel cercò di rimediare facendola misteriosa e dandosi un po' di arie, poi, coprendosi la bocca con la mano, sussurrò alle bambine accanto a lei. "Durante la ricreazione devo dirvi una cosa". L'intervallo arrivò, Isabel venne circondata. Le sue compagne di classe facevano quasi a gara per prenderla a braccetto, allontanarsi con lei, sorriderle lusinghiere, per essere l'amica del cuore. All'ombra degli enormi pini, al lato del campo giochi, era riunita una piccola corte. Le ragazzine si avvicinavano, spingendosi e ridacchiando. E le sole a rimanere escluse, come sempre, furono le due piccole Kelvey. Sapevano che dovevano tenersi alla larga dalle Burnell. Il fatto era che la scuola, frequentata dalle piccole Burnell, non era affatto il genere di luogo che i loro genitori avrebbero scelto, se di scelte ne avessero avute. E di scelte non ce n'erano. Era l'unica scuola per miglia e di conseguenza tutti i bambini del circondario, le bimbe del giudice, quelle del dottore, i figli del negoziante e del lattaio, erano costretti a mescolarsi tutti insieme, per non parlare di un eguale numero di ragazzini rozzi e maleducati. Tuttavia, da qualche parte occorreva porre un limite. E il limite furono le Kelvey. Molti bambini, incluse le Burnell, non avevano nemmeno il permesso di rivolgere loro la parola. Passavano loro davanti con aria altezzosa e, visto che dettavano legge in fatto di comportamento, le Kelvey venivano evitate da tutti. Quando Lil Kelvey si avvicinava alla cattedra con un mazzolino di comunissimi fiori di campo, persino la maestra aveva una voce speciale per lei e uno speciale sorriso per gli altri bambini. Erano le figlie di una lavandaia, una donnetta vispa che lavorava sodo girando di casa in casa. E questo era già spaventoso. Ma dov'era Mr. Kelvey? Nessuno lo sapeva per certo. Tutti però dicevano che fosse in prigione. Quindi erano le figlie di una lavandaia e di un avanzo di galera. Ottima compagnia per gli altri bambini. E il loro aspetto lo confermava, perché poi Mrs. Kelvey lo rendesse tanto manifesto, restava un mistero. La verità era che lei vestiva con gli scarti delle famiglie presso cui lavorava. Lil, per esempio, che era una bambina corpulenta, piuttosto insignificante, piena di efelidi, veniva a scuola con un vestito ricavato da una tovaglia di serge verde dei Burnell e maniche di velluto rosso ricavate dalle tende dei Logan. Il cappello, appollaiato in cima alla fronte alta, era un cappello da donna, un tempo proprietà di Miss Leckie, la direttrice delle poste. Aveva la falda voltata all'insù, sulla nuca, ed era ornato da una larga piuma scarlatta.
Pareva proprio un ragazzino. Era davvero impossibile non ridere. E la sorellina, la nostra Else, indossava un lungo vestito bianco, una sorta di camicia da notte e un paio di stivaletti da ragazzo. Tuttavia, la nostra Elsa avrebbe avuto un aspetto strano qualsiasi cosa avesse indossato. Era uno scricciolo di bambina, con la testa rasata ed enormi occhi solenni, o un piccolo gufo bianco. Nessuno l'aveva mai vista sorridere. Non parlava quasi mai. Passava la vita tenendosi stretta a Lil, con un pezzetto della sua gonna stropicciata in mano. Dove Lil andava, la nostra Elsa la seguiva. Nel campo giochi, lungo la strada per e dalla scuola, ecco Lil che marciava davanti e la nostra Elsa stretta dietro. Solo quando voleva qualcosa o era senza fiato, la nostra Elsa tirava il vestito della sorella, dandole un colpetto, e Lil si fermava voltandosi. Le Kelvi si capivano sempre al volo. Ora gironzolavano intorno al gruppo, non si poteva impedire loro di ascoltare. Quando le altre bambine si voltarono ridacchiando, Lil, come al solito, fece il suo sciocco sorriso impacciato, mentre la nostra Elsa si limitò a guardare. E la voce di Isabel, piena di orgoglio, continuò il suo racconto. Il tappeto fece grande sensazione, come pure i letti con le coperte vere, la stufa con lo sportello di un forno. Quando ebbe finito, Kezia intervenne. «Hai dimenticato la lampada, Isabel?» «Oh già», disse Isabel. C'è anche una piccola lampada, tutta in vetro giallo, con un globo bianco che sta sul tavolo della sala da pranzo. Non la distinguereste da una vera. La lampada è la cosa più bella, gridò Kezia. Pensava che Isabel non le rendesse giustizia. Nessuno però le prestò attenzione. Isabel stava scegliendo chi sarebbe andata a casa con loro quel pomeriggio per vederla. La scelta cadde su Emmy Cole e Lena Logan. Ma quando le altre seppero che tutte avrebbero avuto la possibilità di vederla, furono tutte moine. Fecero a turno per accompagnare Isabel, cingendole per la vita. Avevano qualcosa da bisbigliarle, un segreto. Isabel è mia amica. Solo le piccole Kelvey si allontanarono dimenticate da tutti. Per loro non c'era nient'altro da sentire. I giorni passavano. E via via che le bambine vedevano la casa delle bambole, la sua fama cresceva. Divenne argomento di ogni conversazione, una vera mania. La domanda per eccellenza era: «Hai visto la casa delle bambole delle Burnell? Non è una delizia?» «Non l'hai vista? Oh, non mi dire!» Anche il pranzo veniva sacrificato per parlarne. Le bambine si sedevano sotto i pini a mangiare i loro tramezzini ripieni di carne d'agnello e grosse fette di pane di grano duro imburrate. E come al solito, sedute il più vicino possibile, se ne stavano le Kelvey, la nostra Elsa stretta a Lil, anch'esse in ascolto, mentre masticavano i loro tramezzini con la marmellata, avvolti in carta di giornale intrisa di grandi macchie rosse. «Mamma», disse Kezia, «posso invitare le Kelvey solo per una volta?» «Assolutamente no, Kezia». «Ma perché no?» «Via, Kezia, sai benissimo perché». Alla fine tutte l'avevano vista fuorché loro. Quel giorno la casa delle bambole non era più al centro della conversazione. Era ora di pranzo. Le bambine erano tutte assieme sotto i pini quando all'improvviso, guardando le Kelvey mangiare sempre da sole, sempre in ascolto, decisero di essere cattive con loro. Amy Cole cominciò a spettegolare. «Da grande Lil Kelvey farà la serva!» «Oh, che cosa orribile!» disse Isabel Burnell guardando Emmy con tanto d'occhi. Emmy deglutì in modo alquanto significativo e annuì, come aveva visto fare a sua madre in circostanze simili. «È vero, è vero, è vero!» disse. Poi gli occhietti di Lena Logan scintillarono. «Vado a chiederglielo!» sussurrò. «Scommetto che non ne hai il coraggio!» disse Jessie May. «Figurati, che paura vuoi che abbia?» disse Lena. All'improvviso lanciò un gridolino e si mise a saltellare davanti alle altre. «Guardate, guardatemi, state a vedere!» disse. E scivolando leggera, strascicando i piedi e ridacchiando con una mano davanti alla bocca, si diresse verso le Kelvey. Lil alzò lo sguardo dal suo pranzo. Rapidamente ne fece sparire il resto. La nostra Else smise di masticare. Cosa sarebbe accaduto?
È vero che da grande farai la serva, Lil Kelvey? Cantilenò Lena. Silenzio di tomba. Ma invece di rispondere, Lil si limitò a fare il suo sciocco sorriso impacciato. Pareva che la domanda non la disturbasse affatto. Che beffa per Lena. Le ragazze ricominciarono con i loro risolini. Lena non poteva sopportarlo. Mise le mani sui fianchi e sferrò il suo attacco. E tuo padre sta in galera! Sibilò velenosa. Era una cosa così audace da dire che le bambine corsero via in massa, tutte eccitate, pazze di gioia. Qualcuna trovò una lunga corda e cominciarono a saltare. Mai avevano saltato tanto in alto, corso tanto veloci o fatto cose tanto ardite come quella mattina. Nel pomeriggio Pat andò a prendere le piccole Burnell con il calesse e si avviarono verso casa. Aspettavano visite. Isabel e Lottie, che amavano ricevere vestite, andarono di sopra per cambiarsi il grembiule. Kezia invece sgattaiolò fuori dalla porta di servizio. Non c'era nessuno in giro. Cominciò a dondolarsi sul grande cancello bianco del cortile. In quel momento, guardando lungo la strada, scorse due puntini. Erano più grandi, venivano verso di lei. Ora riusciva a distinguerne uno davanti all'altro. Ora riusciva a vedere che erano le Kelvey. Kezia smise di dondolarsi, scivolò giù dal cancello come se dovesse scappare via, poi esitò. Le Kelvey si avvicinavano e accanto a loro camminavano le loro ombre, lunghissime, che si stendevano attraverso la strada con la testa fra i ranuncoli. Kezia rimontò sul cancello, aveva deciso, e dondolando lo aprì. Ciao! Disse alle Kelvey. Queste furono così sorprese che si fermarono. Lil fece il suo sciocco sorriso impacciato e la nostra Elsa si limitò a guardare. Potete venire a vedere la nostra casa delle bambole se vi va, disse Kezia strisciando un piede per terra. Ma a quel gesto Lil diventò rossa e scosse prontamente la testa. Perché no? Domandò Kezia. Lil ansimò, poi disse: Tua mamma ha detto alla mia che non ci devi parlare con noi. Oh, beh, disse Kezia. Non sapeva cosa rispondere. Non importa, potete venire comunque a vedere la casa delle bambole. Forza, non ci vedrà nessuno. Ma Lil scosse la testa ancora più decisa. Non volete vederla? Chiese Kezia. Improvvisamente Lil si sentì tirare la gonna. Si voltò. La nostra Else la guardava con occhioni imploranti. Era accigliata, voleva andarci. Per un momento Lil guardò la nostra Else molto dubbiosa, ma poi lei le tirò di nuovo la gonna. Si incamminò, Kezia fece strada, e come due gattini smarriti la seguirono attraverso il cortile fino a dove si trovava la casa delle bambole. Eccola, disse Kezia. Seguì un attimo di silenzio. Lil respirava affannosamente, quasi sbuffando. La nostra Else era immobile, come una statua. Ora ve l'apro, disse Kezia con gentilezza. Sganciò il fermo e guardarono dentro. C'è il salotto e la sala da pranzo e quella è. Kezia! Oh, che spavento! Kezia! Era la voce di zia Beryl. Si voltarono. Zia Beryl era ritta nel vano della porta di servizio e le fissava come se non credesse ai suoi occhi. Come hai osato invitare le piccole Kelvey in cortile? Disse con voce fredda, furente. Sai benissimo che non ti ha permesso parlare con loro. Via, bambine, andatevene via all'istante e non tornate più, disse zia Beryl, attraversando il cortile e scacciandole come fossero galline. Fuori di qui, immediatamente, urlò, fredda e altera. Non c'era bisogno di ripeterlo. Rosse dalla vergogna, strette una all'altra, con Lil che proteggeva come una chioccia la nostra Else, completamente stordita, riuscirono in qualche modo ad attraversare il cortile e a sgattaiolare oltre il cancello bianco. Bambina cattiva e disubbidiente, disse zia Beryl a Kezia in tono aspro, sbattendo la porta della casetta. Che pomeriggio orribile era stato. Era arrivata una lettera da Willy Brandt, una lettera terrificante, minacciosa, con scritto che se non fosse andata da lui a Pullman's Bush, quella sera stessa sarebbe venuto lì a chiederle spiegazioni di persona.
Ma ora che aveva spaventato quei piccoli sorci delle Kelvi e aveva dato a Kezia una bella lavata di capo, aveva il cuore più leggero. Quella ghiacciante pressione era scomparsa. Rientrò in casa canticchiando. Fuori dalla portata dei Burnell, le Kelvi si sedettero su un grosso tubo di scarico rosso sul ciglio della strada a riprendere fiato. Le guance di Lil erano ancora paonazze. Si tolse il cappello con la piuma e lo appoggiò sul ginocchio. Guardarono trassognate i campi di fieno, oltre il ruscello, verso quel gruppo di acace dove le mucche di Logan aspettavano di essere munte. A cosa stavano pensando? In quel momento la nostra Else si strinse alla sorella, ma ora aveva già dimenticato quella signora arrabbiata. Lisciò con un dito la piuma del cappello, fece uno dei suoi rari sorrisi. L'ho vista! La piccola lampada, disse con un fil di voce. Poi, ancora una volta, si fecero entrambe silenziose. Traduzione di Giulia Balducci.